Ciao, oggi vediamo insieme come fare un fiore puff e lo vediamo in due versioni. Questa è la prima versione. Ecco come fare. Iniziamo con un cerchio magico e facciamo 2 catenelle. Poi prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo l'uncinetto nel cerchio e tiriamo fuori un altro filo. Teniamo fermo il filo tra l'uncinetto e il dito e poi passiamo il filo sull'uncinetto, passiamo l'uncinetto nel cerchio e tiriamo fuori un altro filo. Facciamo così per 5 volte. Filo sull'uncinetto, uncinetto attraverso il cerchio, filo sull'uncinetto e tiriamo fuori. Fatti 5 passaggi, chiudiamo tutte le maglie in una sola volta, in questo modo. Ed ecco il nostro primo petalo. Quindi continuiamo fino ad avere 5 petali nel nostro cerchio. Una volta che abbiamo i 5 petali, tiriamo il filo del cerchio magico, ed ecco qua che il fiore già si forma, e poi andiamo a fare una maglia bassissima dentro la prima catenella del primo petalo. Questo fiore si può usare in tantissimi progetti, per esempio unendo più fiori si possono creare tappeti, tovaglie, copriletto, borse e tutto quello che la fantasia ci suggerisce. Ora vediamo come unire più fiori. Quando facciamo il secondo fiore, ci fermiamo al 4° petalo senza chiuderlo. Quindi passiamo il filo sull'uncinetto e passiamo il filo attraverso tutte le maglie che abbiamo sull'uncinetto. Poi, invece di chiuderlo, prendiamo l'altro fiore, quello che vogliamo unire, passiamo l'uncinetto tra un petalo e l'altro nella maglia che le separa. Prendiamo il filo sull'uncinetto, lo passiamo attraverso la maglia del primo fiore e la maglia del secondo petalo e poi procediamo nel realizzare l'altro petalo. Da qui, a seconda del nostro progetto, possiamo unire i fiori come più ci piace, per esempio così, oppure in questo modo, senza lasciare spazi tra un petalo e l'altro. In questo caso ho fatto un fiore tra ogni petalo del primo fiore. Ora vediamo come fare la seconda versione di questo fiore puff. Iniziamo sempre con il cerchio magico, 2 catenelle, e lavoriamo allo stesso modo le 5 maglie per formare il primo petalo. Fatte le 5 maglie, le chiudiamo come abbiamo fatto per l'altro fiore e poi invece di procedere nel realizzare l'altro petalo facciamo 2 catenelle di separazione e procediamo con il secondo petalo in questo modo.
Anche questo fiore può essere usato per tantissimi progetti. Vediamo in che modo lo utilizzo. Quindi prendo il fiore, cambio colore, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, passo attraverso il primo spazio di due catenelle e realizzo così una maglia alta. Poi procedo con altre 4 maglie alte, per un totale di 5 maglie alte. Passo allo spazio successivo e ripeto 5 maglie alte. E così faccio per tutti gli spazi del fiore. Chiudo il giro con una maglia bassissima. Possiamo fare anche un secondo giro dove faremo sempre 5 maglie alte in ogni spazio e le dividiamo con una catenella, quindi 5 maglie alte, una catenella, 5 maglie alte e questo è il risultato. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile, lasciatemelo detto in un commento, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti, ciao, al prossimo progetto!